Ciao lettrici e lettori e benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale. Ho appena ricominciato a vedere questo tag in giro e siccome ogni anno fremo dalla voglia di realizzare la mia versione, ho deciso che era ora e che era il momento di sfoderare The End of the Year Book Tag, ovvero il book tag di fine anno in cui generalmente cominciamo a tirare le somme nell'anno, ma soprattutto ci facciamo prendere dal panico perché c'è pochissimo tempo, tantissimi libri da leggere e non stiamo più dietro a tutto. Ma comunque ci piace così. Ogni anno quella domanda sui 3 libri da leggere entro fine anno mi manda nel panico inevitabilmente, però insomma, a me questo tag piace tanto, così come quello di metà anno, insomma, sono quelli fissi che mi piace fare per, insomma, appunto, tirare un po' le somme. Cominciamo subito perché sono solo 6 domande, ma belle sostanziose. E la prima dice: ci sono libri che hai iniziato quest'anno e che vuoi finire? In realtà no, non c'è come l'anno scorso un libro che avevo magari iniziato nei mesi precedenti e non avevo finito, perché l'unico libro che diciamo ho lasciato indietro quest'anno, che è Please Kill Me, la storia del punk raccontata dai suoi protagonisti, sono quasi sicura che non riuscirò a leggerlo a dicembre, quindi non voglio farmi piani poco realizzabili, poco realistici, per cui dirò di no. Ho appena iniziato però una lettura che non sarà assolutamente difficile portare a termine, però ve la volevo citare perché appunto l'ho cominciata in questi giorni e si tratta di Il blu non ti dona, di Judith Shalansky, edito Nottetempo Edizioni. Questo l'ho gentilmente ricevuto dalla casa editrice e lo recensirò per il blog per cui scrivo, vi lascio il link qui sotto, per cui sono sicura che in realtà sarà una lettura che divorerò perché l'ho iniziato stamattina e già facevo fatica a staccarmi dalle prime 20 pagine, quindi era più che altro per segnalarvelo, perché appunto ne parlerò a breve ed è uno dei libri che appunto sicuramente finirò entro fine anno e che ho cominciato in questi giorni. Domanda numero 2. Hai un libro in particolare che consideri autunnale che ti accompagni nella transizione verso fine anno? Sì, ed è un libro che metto in TBR autunnale o invernale, non so da quanti anni, e che non ho ancora letto, quindi quest'anno vorrei finalmente, insomma, portarmelo avanti e finalmente leggerlo, e si tratta di Follia di Patrick McGrath. Io veramente non so quante volte l'abbiate visto su questi schermi. È un Adelphi che ho acquistato di seconda mano, ma in condizioni perfette. È un libro che tantissime persone mi hanno detto che mi piacerà e altrettante mi hanno detto che è perfetto per questo periodo dell'anno, che ha delle atmosfere cupe, che va benissimo per ottobre-novembre. Non l'ho ancora letto, nonostante da anni mi riprometta di farlo, quindi chi lo sa che quest'anno non sia la lettura che mi accompagna nella transizione verso fine anno. Mi sembrerebbe, insomma, ideale per questo periodo. La domanda numero 3 dice: c'è una nuova uscita che stai aspettando? A me questa domanda mette sempre in crisi perché, come sapete, già non sono molto brava a stare dietro alle nuove uscite, poi farmi entusiasmare dalle nuove uscite generalmente succede dopo un po' che sono uscite, che le ho viste in giro, oppure se si tratta di un autore che seguo tipo Matt Haig, sì, cerco di recuperarle il prima possibile, però insomma non sono cose che aspetto il giorno dell'uscita per avere il libro, cose del genere, insomma non mi capita. Però ho intravisto su Instagram che quest'anno Oscar Wilde pubblicherà il grande libro dei fantasmi di Natale. Vi metto qui la copertina. L'anno scorso avevo ricevuto in ebook quello dei gialli di Natale che mi ripromettevo di leggere, poi alla fine non c'ero riuscita. Lo vorrei leggere quest'anno. In realtà sono quei libri che sono composti da tantissimi racconti, quindi si può anche un po' così spizzicare qui e là tra un racconto e l'altro. Però quello dei fantasmi di Natale mi sembra altrettanto interessante, anche se devo dire che tra i gialli e i fantasmi la mia preferenza va ai gialli, perché mi piacciono quel tipo di ambientazioni un po' cosy, natalizie, con il giallo di mezzo. Però effettivamente non è una cattiva idea anche quello dei fantasmi di Natale, quindi
Lo terrò d'occhio per vedere che cosa c'è dentro. Questi libroni di Oscar Wilde, sebbene siano belli fisicamente da avere, io preferisco averli in ebook perché sono veramente molto molto ingombranti e a me quel tipo di libro, sebbene sia molto bello da vedere, fa proprio poca voglia di leggerlo perché sono scomodi, sono molto voluminosi e quindi l'ebook ti permette di ovviare a questo problema tranquillamente e appunto, leggere in maniera più agevole, anche se si perde un po', insomma, l'esperienza, però, alla fine, insomma, sono i contenuti che contano. Non sono libri che a me piacciono per collezionismo, ma per leggerli, quindi mi trovo meglio con gli ebook. Tutto questo per dire che sto aspettando abbastanza con ansia di vedere cosa c'è in questo libro dei fantasmi di Natale e, insomma, lo terrò presente magari per averlo in ebook e anche lì spizzicare qui e là qualche racconto durante il periodo natalizio. Domanda numero 4. Quali sono tre libri che vuoi leggere entro fine anno? Questa è la domanda che mi manda sempre nel panico perché sono molti più di tre, però ho delle ottime motivazioni per i tre libri che ho scelto, quindi spero che almeno questi poi effettivamente riuscirò a leggerli. Dunque, il primo è Canto della pianura di Kent Auf, che sono quasi sicura di aver messo anche l'anno scorso tra i tre libri che volevo leggere e chiaramente non l'ho letto. E la motivazione è che appunto mi piacerebbe leggere ogni anno un libro di Kent Auf e il tempo stringe e quindi se voglio leggerne uno nel 2021 dobbiamo darci da fare. Canto della pianura è il primo della trilogia appunto della pianura e mi sembra uno di quei libri, se ho capito bene, che tra atmosfera e personaggi che sono molto belli, diciamo, si presta bene ad essere divorato in questo periodo e in più appunto a me la scrittura di Kent Aruff ha colpito molto quando ho letto il primo libro, quando l'ho approcciato, diciamo, per la prima volta. Quindi mi piacerebbe finalmente cominciare con Canto della pianura. Tra l'altro questo c'è anche in audiolibro su Audible, quindi magari lo potrei anche un po' alternare in caso magari riesca a fare una passeggiata, potrebbe essere una bella idea, insomma, anche ascoltarlo un po'. Poi il secondo libro, altra ottima motivazione per leggere, che voglio restituirlo alla mia amica Laura che me l'ha prestato, è La ricamatrice di Winchester di Tracy Chevalier. Lei è l'autrice di La ragazza con l'orecchino di perla, per capirci, libro a cui sono affezionatissima veramente. E La ricamatrice di Winchester è un libro che ho avuto in wishlist per tantissimo tempo. Sono stata sul punto di comprarlo innumerevoli volte. Il mese scorso sono stata nuovamente sul punto di comprarlo. Poi la mia amica Laura mi ha detto: "Guarda, se non sei sicura di comprarlo, te lo presto io, così vedi se effettivamente poi insomma fa per te." Quindi, siccome non voglio tenermelo 1.000 anni e mi piacerebbe restituirglielo, ho pensato che possa essere una buona opzione da leggere entro fine anno e credo sia anche un libro che si legge facilmente. È una storia di autonomia e affermazione di una donna, quindi insomma, perché no? Potrebbe essere effettivamente molto interessante e adatto, insomma, a questo periodo. L'ultimo è un libro che è entrato recentissimamente nella mia libreria, ma che ho una voglia incredibile di leggere perché mi sono fatta l'idea che assomigli un pochino come atmosfere a uno dei libri che ho amato di più negli ultimi anni. Il libro in questione è Il Club delle Lettere Segrete di Angeles Dognate, credo si legga così, ed è un libro che per trama mi ricorda un pochino Il Club del Libro e della Torta di Buccia di Patata, bla bla bla. C'è un piccolo villaggio in cui la postina rischia di essere licenziata perché nessuno scrive più lettere e gli abitanti cominciano così, insomma, un progetto per salvare il lavoro a questa donna e ricominciano a scriversi delle lettere cartacee. Quindi mi sembra un'idea carinissima, super coccolosa, adatta al periodo. Quindi direi che entro fine anno questo qui mi piacerebbe assolutamente leggerlo. Appunto, dargli una possibilità è anche il classico libro che credo sia bello poi da passare a qualcun altro, quindi potrebbe essere, insomma, il suo momento. Breve incursione dalla me del futuro che sta montando questo video e si è resa conto di aver saltato completamente una domanda proprio a piè pari in preda alla
All'impeto del momento. La domanda numero 5 che ho saltato diceva: pensi che ci sia un libro che può ancora sorprenderti e diventare il tuo preferito? Quindi ne approfitto per rispondere in questo momento e la risposta è sì. Io credo che Canto della pianura di Kent Aruff possa ancora sorprendermi e diventare uno dei miei libri preferiti dell'anno. Se effettivamente quello che ho visto fino ad ora di Kent Aruff, della sua scrittura, del modo in cui costruisce ambientazioni e personaggi, è quello che mi aspetto, Canto della pianura potrebbe in corner a fine anno diventare una delle mie letture preferite. Adesso vi lascio di nuovo alla domanda numero 6 e alla fine del video. Poi la domanda numero 6 dice: hai già cominciato a fare piani per il 2022? La mia risposta iniziale era no, ma in realtà sì, ho già iniziato a fare piani per il 2022, anche se non me ne rendo quasi conto. Allora, ci sono un paio di cose che mi piacerebbe fare nel 2022. La prima è assolutamente dedicarmi in maniera un pochino più mirata alle sfide di lettura che ho già in corso, in particolare alla sfida dello scaffale strabordante e alla sfida dell'hard disk impallato, perché sono comunque due sfide che insomma mi piacerebbe portare avanti in maniera un pochino più coscienziosa rispetto allo scorso anno e soprattutto quella dello scaffale strabordante per smaltire qualche libro che è in attesa da un po'. Come dico sempre, queste sfide sono un divertimento, un incentivo alla lettura, però insomma c'è anche la componente pratica che è per esempio smaltire dei libri che abbiamo da tanto tempo, quindi mi piacerebbe dedicarmici in maniera un pochino più mirata rispetto agli altri anni che insomma mi ricordavo sempre a ridosso della scadenza che avrei dovuto leggere alcuni libri. Poi un'altra cosa che voglio fare nel 2022 è continuare a mantenere, diciamo, il tracker dei libri letti e dei libri acquistati e ricevuti, perché l'ho fatto quest'anno per la prima volta includendo tutti i libri che ho ricevuto in regalo, quelli che ho scambiato, quelli dalle case editrici, gli ebook che ho acquistato, i cartacei che ho acquistato, ed è effettivamente qualcosa che ti apre gli occhi sulla quantità di libri che porti in casa, però anche sulla quantità di libri che leggi di pari passo. Quindi, insomma, voglio continuare con questo tracking, diciamo, dei miei acquisti, regali, scambi, collaborazioni e allo stesso tempo delle mie letture, un pochino anche per vedere l'equilibrio tra le due cose. Poi sicuramente mi piacerebbe smaltire qualche libro in inglese che sosta nei miei scaffali da molto tempo, perché gli acquisti in inglese sono stati una costante degli anni scorsi, ma poi li sto, diciamo, smaltendo molto lentamente e mi dispiace perché possiedo tanti libri in inglese, tanti libri che ho desiderato molto, tanti libri che voglio leggere, però per un verso o per l'altro tendo a trascurarli un pochino perché ovviamente mi viene più facile leggere in italiano, quindi mi piacerebbe in maniera anche qui un pochino più oculata dedicarmi a delle letture in inglese e in qualche modo appunto smaltire quella TBR pile in inglese. L'ultima cosa riguarda il problema dello spazio, che ogni tanto continuo a citare su questi schermi, e mi piacerebbe dedicarmi a delle letture con l'obiettivo poi di donare quei libri. Come sapete, io i libri che non voglio tenere li do in beneficenza o li scambio o li porto in book crossing. Vorrei rendere questa cosa un pochino più sistematica, soprattutto la donazione, perché ci sono tanti 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 libri nella mia libreria che per esempio ho preso in scambio e che mi incuriosiscono, però so già che non saranno i libri che voglio avere in maniera permanente nella mia libreria e quindi l'idea di pian piano anche smaltire quelli e liberare un pochino di spazio, magari appunto donandoli e quindi permettendo ad altre persone di leggerli e appunto donando il loro ricavato in beneficenza mi sembra sempre una buona idea, quindi vorrei rendere un pochino più organizzata questa cosa, avere magari una pila di libri che so che non terrò dopo la lettura e pescare insomma sistematicamente da lì in modo che appunto anche questa pila si smaltisca. Mi piacerebbe tantissimo fare
dei buoni propositi di lettura o dei buoni propositi relativi all'acquisto dei libri, però so che spesso non è realistico, so che mi impongo spesso a parole di rallentare con gli acquisti o di aspettare di aver letto tot libri invece di acquistarne nuovi, però so che poi è anche difficile a volte dire di no, magari all'occasione di ricevere o acquistare un libro magari di seconda mano, magari un libro che cercavo da tanto. Quindi cercherò di essere realistica nei miei buoni propositi, non mi imporrò per il momento di non acquistare libri, mi piacerebbe rallentare, vedremo come va con questo proposito. Questo era The End of the Year Book Tag, vi lascio qui sotto tutte le domande in italiano se vorrete riproporre questo tag, vorrete rispondere a qualcuna di queste domande. Io taggo chiunque abbia voglia di fare questo book tag che non lo abbia ancora realizzato, perché mi piacerebbe tantissimo vedere soprattutto quali sono i libri che volete leggere entro fine anno. Io vi ringrazio tantissimo come sempre per essere stati con me oggi, per il vostro affetto, i vostri commenti. Appunto, lo spazio qui sotto è tutto vostro, quindi se vorrete farmi sapere quali sono le vostre letture di fine anno o rispondere a qualcuna di queste domande, lo spazio è a vostra disposizione. Io vi ringrazio ancora tantissimo e noi, se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!